sto talismano funziona con tutte, ma tranne che con mia moglie. Ah, ma allora capire adesso regola. Come regola? Tiene ma. Girare vitarella è regola frequenza. Sa, sa, prova. E check sound. Funziona? Azzu. Azzu. Se capisci, sicuro che siete indiani. Ricorda, mamma Nuova Delhi, papà è di casa nuovo. Ma non era caserta vecchia. Ah, e poi cambiato casa. Avuto sfratto, trasferito, capito? Vabbè. Vai. Sei sicuro? Se non funziona io restituire te doppio soldi. Vai. Grazie. Vai. E vai. Proprio brava da lì. Messi però fa ancora male. E vabbè, un poco di pazienza. Dovete considerare una moglie. Quello vi ha visto sul suo letto e non ha capito niente più. Si è dimenticato del servizio fotografico. Si è tolta gli occhiali. Non ci ha visti più. No, signora Bella, ci ha visto benissimo. Per poco non mi ammazzava. Ah, l'amour, cosa va a fare l'amour? No, signori, non è l'amour. È lo currivo delle corna. Come? Perché sei troppo difficile da spiegare. Eccomi. Finalmente sei tornato, ma dove sei stato? A comprare donna moderna. Hai fatto metà del tuo dovere, imbecille. Siamo tornati alla normalità. Se è regolato bene il talismano me ne faccio fare uno solo per la suocera. Vediamo se è regolato bene. Bonjour. Ah, hai messo gli occhiali per moi? No, per toccare la modella. Petit, ma chi ne robozione? Ma cosa fa, coscione? Fate fai foto, fate bon fang. Qualsiasi cosa hai detto a te, assurdo. Bravo, Kabir. Felipe, fiore di primavera. Mamma. Sono troppo lontana, con l'ufficio. Ah, che olor. Certo, appena raccolto è tutta un'altra cosa. Alza la vista. Assamastà, che ci fa ancora qua? L'ho invitato a cena. È il tempo di cambiarmi. Il suo è tornato. Tu vira così, ma chi le studiò? No. Chi? Giacchino Cortez. Sto preparando degli spaghetti col pomodorino del Vesuvio, come natura crea. Hombre, se non studioso, mi interessa il passato. Oh, è passato e non se ne è accorto. Entiende? Il passato, la storia. E sto attendo, preparando un documental entre il Vesuvio sobre il riesgo di eruzione. E la tua mujer quiere mostrarmi come la montagna è peligrosa, però te regala tante cose buone, come lo pomodorini. Le crisommole, le cerase, e cucuzziella. E le donne calienti. Oh no, Felipe, non ho più le lenti, ho le lentinas. È buona questa. Felipe, puoi andare a portare a mia madre la basilica? Claro che sì. Nian! Del dito petigno! Ammammata! La basilica! Me voy. Estoy a tua disposizione. Mariana. Ehi, Giulio Iglesias! Te trovi in da basilica, fatta pure la comunione! Non lo so, gli spagnoli sono diversi. Specie questi qua. Sarà l'accento, ma hanno la sensualità di un leopardo. Solo che chi sei orsacchiotto e coccolino, sei d'accordo? Però, complimenti per la miss. Stamattina, maggio miss. Fatto benissimo. Ti dono. Sei affascinante come quando ti ho conosciuta. Mamma fa perdere la tempo! Ma che cazzo ha regolato, capì? Ah sì, ma lo sta a vitare il mubichi. No, eccola qua. Prego, canale. Prego. Sono veloce da venire avanti. C'è via da frequenza di qualcun altro. Ah, sei tornato finalmente. Sì, sono andato a prendere le batterie, ho preso quelle ricaricabili. Ah sì, è tutto questo tempo? Aspettate che si caricavano. Vabbè, vai, riprendiamo. Certo. Mi hai lasciata sola? Cattivo, cattivo, cattivo! Ci chiappa tra la frequenza di Cristo!
Ne perdi più con tua moglie in casa. Ah, ma se non vanno via questi graffi la denuncio. Ma non si vede niente. Sì? È livido qui sul seno, si vede? Ah, c'era un seno. No, veramente sono due. Ah, sono gemelli. Guarda bene. Un alone, un alone. Ah, lo sapevo, ma devo mettere un altro po' di fondotinta. Però, signora, vai bene, non ho capito. Come vi dicevo, la Basilica del Vesuvio è la meglio d'Italia. Pure meglio di quella regione che coltivano solo quella. Qual è? Ma la Basilicata. Ta trava, car? Sì, sì, in fondo al viale, sulla destra. Cosa? Un tabacca. Però qua non si fuma, mia moglie non vuole. No. Io per fumare una sigaretta devo uscire fuori qualsiasi tempo, acqua, vento, gelo. Io perciò poi i fumatori tenono la tosse, mica sulle sigarette, sulle sbalze di temperatura. Tu non mi intendi, sta a lavorare, stai lavorando. Ah, trabaccare e lavorare? Allora sto trabaccando. Con la mazza? Con la mazza ti pigli siete vicini. Bella niña, mediterranea. I che melones che ha! A buffa, apri, tu sei coccolì. Nintendo? No, tengo solo la PlayStation. Voi siete... un po' gaio. Io? Ah, sono muy gaio, voy solar. No, 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 non in quel senso, dicevo, se siete, come si dice in spagnolo? Frocheyen? Questo è francese? Maricón? Maricón? Ah, entiendo. Tú quieres saber si yo soy maricón, si yo soy gay. Sí. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? Sí, yo soy maricón, pero ¿cuál es el problema? Nessun problema. Figurati. Yo tengo tanto amici un maricón. No, dicevo, però se siete maricón, perdonatemi, mujer, se prima... Ah, de nada, yo tengo el grafio nella fiancata. Che tiene tu? Il graffio nella fiancata? Sì, come si vede che a Napoli abbiamo avuto la dominazione spagnola. Noi diciamo a botte in due sportelle. Incredibile. Mira, hombre, questa è la mia assicurazione. Ah, ma in Spagna voi maricon camminate proprio che tesserino, che sta combinando Zapatero. Ah. Después tu me dai il numero del tuo mobile, del tuo cellulare. Sì, stai fresco. Nos vemos mañana. Andiamo a mangiare niente, è tico. Ci vediamo domani e ci mettiamo d'accordo per la vota. Mie ombre, te stai ombrando. Ah, entiendo. Te gusta la chicas? Sì, vado pazzo per vigor solo. La chica, la mujer, la donna? Sì. Mi piacciono le donne. E poi io amo mi mujer. Mi mujer rama mi. Però si è spento un pochito il fuego della passione. Ha capito te go. Voi maricon sono più sensibili. Signor maricon, è vero, si è spento il fuego della passione. Infatti sono andato anche da un guru per farmi fare un talismano, una specie che funzionava benissimo, che pure voi siete state vittime. Infatti, troppo. Allora sono andato da lui e ho detto, che ha fatto, perché con mia moglie proprio non funzionava. Lui sta, ti tiene male, come ti tiene male a me? E si dice, io adesso regolo. Sì, la vita regola, la vita regola. Piglia così, la vita regola, non funziona più il talismano. Cioè, allora lo faccio, piglia così, metti in la vita regola, gira e piglia la frequenza di Maria. Evidentemente, girando, ha pigliato Radio Maria, perché Radio Maria si piglia per tutto. E comunque sta a posto, andare. Così non si dovrebbe vedere il livido. Signorita, che livido? No, niente, è sciuliata, si è andata nello standoff della porta. Non è vero, è stata la moglie, una belva feroce. Mariana, apparecchia tan inoffensiva. Inoffensiva, dai a nara. Ah, ma la moglie mi fa niente sul servizio fotografico, povero che bello servizio la faccia essa. La carra in tribunale per capirla. La cito per danni. Muy fossa la tipa. Ora perdona, ma di ahí me espera la Carmencita. Infatti va pure un caffè. Meghe? Che hai detto? Meghe. Allora avevo capito bene. Fornimo su servizio e fui mi e te. Maria, non ti riconosco più. Ma è manchia, non so ciò che mi succede. Forse ho esagerato la frequenza. Lascia la moglie, sarai io fotografo e l'uomo la vita mia. Esci da quel corpo. Maria, non è colpa tua, io ho un talismano. State zitta e scatta! Da poco fa. Non fa le amanti e poi diventano tutto quanto con mia moglie. Decido io, mettete qua. Signor, sì, signora. Su cosa funziona? Fino a 2 anni fa, sì. A posto. Allora facciamo così.
Isto da luce. E quando si sente vai, scatta. A Catatabile. Che succede? È andata Maria Mazzia, è arrivata Sofia Lorenzi, andiamo bene. Vai. Vai. Ehi, carino sei così, brava. Vai. Complimenti. Vai. Ehi. Arrosigliù. Io ho l'inquadratura al buio, tu non ti puoi spostare. Vai. Ah, ok. Vai. Ma già ti sei cambiata, come fai? Vai. Aspetta un momento. E va. Adagiai. Scatta. Che fai, portai i giocattoli ai bambini? E la mazza? Ecco, no, questa. La signorina mazza. Ah, la signorina mazza è desiderata in cassa 3, blin blan. Marianna, ma sei impazzita? Come hai detto, voglio la moglie in Nigeri. Eccola qui. È come buona questa, è come buona quella. Come dici il proverbio, mi siete presentito con tutto l'anello. La mano, signora, se dice la mano. Oh, che frascia gomma. Che... Ammazzate! Cioè, no, che si ammazza scopo, ma che le ammazza te? Ammazza te! Via da mazza che ammazza, via da mazza che ammazza, capito? Ma perché? Un capriccio! Vieni qua, perché fai il 118 e fai venire tua ambulanza, va! Allora ci fa 118 per due! Non signore, devi fare 118 e far arrivare due ambulanze a via Quattro Stagioni numero 1! Oh! Felipe, vieni con me in camera da letto, mettiamo un po' di ghiaccio. E il ghiaccio in camera da letto? E andà a finare, tengo frigo bar. Spera, Mariana, tu, frigo bar. Pronto? 118? Gradiremo due ambulanze e una Quattro Stagioni. Capricciosa! Aggiungete una capricciosa per mia suocera. Sì, un attimo che chiedo, se... Signor Felipe, che prendete, signor Felipe? Il pantalone! Il pantalone, perdonatelo, quello è spagnolo, voleva tradurre. Un calzone. Fritto al forno? Ma che fate, se ne chiude? Fate fritto. A me una prosciutto in rucola. Sì, mi raccomando, non mi appicciate la pizza sotto, se no mi indossicate la serata. Poi il prosciutto crudo deve essere messo all'uscita del forno, se no facciamo un prosciutto cotto, no? E all'uscita del forno 25-26 secondi e poi mettete un filo d'olio a crudo. Giovani, e si da finire di scemo, l'ambulanza va a chiamare per voi, avete capito? Perché noi qua stiamo faticando, io va a buffare mazzata. Poi dice che c'è sta la crisi, chi non può faticare? Ah, meno male, si è ripresa. Signori, ma che pezzo volete? Pizza! Ma chi mi ha data sta pizza? A botta in camera l'ha fatta diventare romana, che ne sai? Tu moglie dove sta? Mia moglie? In camera da letto con lo spagnolo. Sì. In camera da letto con lo spagnolo? Devo aver lasciato la serra aperta. Vado a incerrare la serra. E ce fanno in camera da letto? E che ce fa? Niente. Niente? Hai capito la sora Marianna? Che te combinava a pilloni? Ma che deve combinare? Può combinare lo spagnolo è innocuo, è maricon. Ma che davvero? Me l'ha confessato lui. Un attimo solo. Ma che te frega? Ma che te importa? Se lo Starvino ci ha messo l'acqua, ok? Ti visto un coppo sofà e si è diventato Sabrina Ferilli. Beato chi sofà il sofà. Chiama bene. Marianna? Marianna! Mica mi hai detto lo spagnolo, sta più da qua che da là! E si è avuto una crisi di identità! Che ve dico, mandatevela tutti a piglianza a coccia! E vabbè, l'hai voluto tu. Vai, conto fine 3. 3.441. 3.440. Forse è meglio che svita a maniglia. Vieni, Felipe. Marianna. Adesso andiamo in cucina, Spera, vieni. Spera, si cambia un momento. Marianna! Non accetto il tuo comportamento. Tu mi stai utilizzando per recuperare il tuo hombre.
Io non sono un ombre osceto. Guardate, si è pigliato color banderas. Signori, ma con questo baccano non riesco a studiare. Ah, perdona, signorita, però sta un problemito entre marito e mujer. Però ora tutto risuelto. Merda! A me, che c'è zicchi? No! Dov'è mia moglie? Ci sei pas! Non mi arricerei pas! Non lo so! E Felipe? Se n'è andato! Col paniere? Oui! Ha smesso Felipe o banane! Signorina, io pensavo che Felipe fosse un sacchiotto, no? Ma pensavo coccolini! E c'è chi è un sacchiotto ad una scena! Monsieur, se lei mi ha modo di dire la verità. Quale verità? Non sono archeologa, je suis giornalista, un inviato del Le Monde. Le Monde? Il quotidiano francese? Volete ingaggiarmi? No, sono qui per quello che avete fatto tu e Maria Mazza. Oh, un momento, non ti mi sciuscia miazza. Tra me e Maria Mazza non c'è stata niente, è lei che ha perso la testa per me, ma non è colpa sua perché ho preso la frequenza di Radio Marina. Non cambiare discorso, dove sono le foto? Quale foto? Quelle della lingerie? No, quelle che avete fatto a Roma! Ma le abbiamo fatte qui? Monsieur, la prego! Abbiamo fonticette e noi sappiamo che Maria Mazza è te alla fetta! Maria Mazza fetta? No, una fetta in discoteca, una fetta avec son photographe! Signori, ma quale festa? Ma quale discoteca? Ma soprattutto quale graffa? Una festa privata al Gilda, 2 giorni fa. Una fetta avec beaucoup de personnes importantes, du spettacle, de sport, de la politique. Le nostre fonti sono certe e noi savons delle foto fatte nel privé con Maria Mazza. E quello là. Quello chi? Andiamo, non faccia il finto tonto. Dove sono le foto? Signori, non so capendo un riastegna. Maria Mazza, quando è venuta a casa mia, veniva da Roma. Ma non è andata a questa festa avec moi. E con chi? Avec Fabrizio. Chi è Fabrizio? Le sue fotografie. E tu chi sei? Io sono me. Marinaio? Con l'hobby della fotografia. Je ne sais pas, stupid! Ehi, che cazzo hai a fare? Bene, ho cercato anche di rubarle, ma non ci sono riuscita. Ho tentato anche di sedurla. Quindi non era il fatto del talismano? Ok, compagno. Cambiando argent. Non ho capito. Cambiando argent. No, non è un problema d'argento. 30.000 euro? Non ho queste foto. 35.000? Non è un problema d'argento. 40? 50. Non era questione d'argento? Ogni uomo ha un prezzo. E voi siete fortunati. Ad acchiappate salto. Telefono di redazione. Donnez-moi mignon. Din-don-don. Ciao, mister. Marianna, non hai idea? Oh, si è sporcata la vestaglia! Ma mia mamma porta la vestaglia, te ne compro 100 di queste vestaglie. Qua ci stanno 20.000 euro per il servizio fotografico e 50 per lo sviluppo. Quant'è? Ma non stai bene? Ah, benissimo. Sai perché Maria Mazza è venuta qui? Ma fa conto che la prenzano! Quale prenzano? Quale prenzano? Quella è la gallina dalle uova d'oro! Ah, sì? E portala dall'orefice, vedi quanto ti dà, va! No, tesoro, lasciati spiegare, tesoro! Vabbè, ce lo spiego dopo. Assicuriamoci di queste fotografie. Maria Mazza? Sabrina Ferilli? Sofia Loren? Chi sta? Darling, hai cambiato idea? Mo chi è diventato? Let's go! One moment, please, stop it! Mary? Guardami in the bully eyes. Tu mi nascondi qualcosa, il fatto della festa. Festa? Party? Ma quale party? Darling, non fare la ignoring. Remember, si vive giù, Fabrizio, Gilda e Kill che graff mana. I don't understand. Ah, roppa da stirne, dammi la macchina fotografica. Ma non è la tua. Dammi la macchina fotografica. Non è la tua. Dammi la macchina fotografica. Capito? Sono nella scheda di memoria della macchina fotografica di Fabrizio, sai? All right. Ma andiamo via, prima che sia troppo tardi. Dici un po', è fantastico, super fantastico? È fantastico, super fantastico. Ed è Parigi. Yeah! Ah, indovinate! Bravo! Arianna, dove stai? Un momento, signor! Ed è... Vieni qua, utto di Darum. Darum con mio babà, in Darum. Devo vedere prima un fatto, perché prima l'onore e poi l'argent. L'argent?
potente ste, potente ste. È fantastico, super fantastico. Woo! Hola. Hola. A dove t'abbias? Sta parado para ir a comer. Che non tiene nessuna comanda. Forza, entra lì. Hombre, questa casa è troppo piccola per tutto e dos. Nintendo. E non è momento di pazzia. Tu eso non è scoccolino. Non comprendo. Ah, sono nas la botte nello sportiglio. Certo. Sei maricon? Maricon completo? O maricon che a quanti momenti votare coglio coglio? Per me è un problema, claro. Hombre, non intendo, dove sta il problema? Non pensa il coccetero, il carrozziere? Che c'è quel carrozziere? Io voglio sapere che cosa è successo nella mia camera da letto. Ah, lo che ha fatto la primera. Ah, hai fatto la primera? Io ci faccio settore e carta lunga, allora. Fíjate y mírame. Antes, la tu mujer en el dormitorio ha fatto finta. Ella ha fatto todo esto para provocar en su marido envidia, gelosía. Envidia o gelosía? En España es igual. En Italia es diferente. Envidia es una cosa y gelosía es una cosa. L'envidia es cuando la cosa no es tuya, la gelosía invece es cuando la cosa es tuya. Cioè, nel senso que, por ejemplo, no? Yo me sono geloso de mi mujer, envidioso de vostri capelli. In napoletano poi c'è una variante, si chiama Mirria, con la doppia M iniziale, Mirria. Perché se io dico, ma che bei capelli che c'avete, tempo tre mesi, e se ne cadono tutti i capelli, la Mirria si è evoluta e ha raggiunto lo stadio di Wojciech. Understand? Bueno, ma perché mi dice tutto questo? Oh, perché c'è gente si fa attacchista? ¿Sei maricón o no sei maricón? Sí, yo soy maricón. En España tengo también el marido. En España te he sposato con una donna. ¿Ma che sta combinando Zapatero? Hermano, la tu mujer ha fatto finta. Es un engaño. Y tú has caído en su engaño como hombre geloso. ¿Un engaño? Vale. Sí, e giuro. Te lo juro. Giuro che sei un gallo, figlio, capito? Te lo juro, te lo juro. Giuro, giuro sulla suocera. Io non la tengo la suocera. A tenghita presto. Dici, a da perdere la lingua ignoratoia. Da perdere la lingua ignoratoia. Ma perché tiene che perdere la lingua la tugnora? Perché se tu hai giurato falso, io sono cornuto. Però campo più quieto. Sta bene, ora puoi ir? Certo che puoi ir. La porta è questa. Hombre. Io soy del país. Bra, hai capito cosa? Ma chi lo vuoi? Soy un enviado del país. O paese dove scegli tu, a me non mi interessa, ma scrive chi lo vuoi. Soy un giornalista, un periodista della prensa, del quotidiano spagnolo, El País. Puro voi giornalista. E sto qui per le foto. Di Gilda Roma? Bueno. Tu sai di che sto parlando? Hai intentato di rubare la macchina fotografica, ma ho preso quelle sbagliate. Vamos, è inutile perdere tempo. Giusto, non perdiamo tempo. 60.000 euro intrattabili. Tu stai loco, non si può. Non te puedo dare sta suma. No, allora torna il paese a mano vacante. Espera un momentito, ho detto dinero. Espera un momentito. Ora andiamo in redazione. Non chiaremo spendere tanto, però para las fotos. E di alcun minuto. Mi fatta primero, sì. Ci fatto settore carta lunga, ma pure il Renare sempre 3-1 per me. Ma c'è che mi ha fatto fare me e mettere il sillandino stamattina? Arianna, non hai idea! C'ho gli spaghetti in cottura, mica. Ah, come non porti? Ti ho portato zia Teresa. Ah, mi porta al ristorante? No, mia zia Teresa, che pure cucina buona. Oh. Sai qua, lasciami spiegare una cosa. Sai perché Maria Mazza e Fabrizio sono venuti a casa nostra? Sì, per il servizio della ligerilla. E adesso lo so, Maria Mazza, che attende sotto la ligerilla. Come casa mia! Tesoro, non è come credi, lasciati spiegare, regalami un minuto della tua vita! Non mi sbattere, da che l'ondina azzeccata monda monda! E allora, siediti, accomodati. Ti racconto tutto dall'inizio. Allora, c'era un francese, uno spagnolo e un napoletano. Ti pare un momento con dei barzelletti, sì? Mi sembra una barzelletta perché mi viene da ridere. Ascoltami,
Maria Mazza e Fabrizio, prima di venire a casa nostra, hanno partecipato a Roma, a casa di una certa signora o signorina Gilda. Chi è sa Gilda? Non lo so, non mi interessa. Hanno partecipato, dicevo, a una particolare festa animata da personalità della politica, dello spettacolo, della cultura. Evidentemente hanno fatto qualche foto compromettente a uno importante. E chi è? Non è importante. Tu hai detto che era importante? Ma chi? Quello sulle foto. Sì, sì, è importante, ma non è importante. Michè, è importante o non è importante? No, no, è importante, è importante. Cioè, è importante, anzi, più importante è lui, più importante per noi, ma se lui è importante, a noi non ci deve importare. Hai capito? Niente proprio. Ma anche però l'importante è che lui è importante, cioè nel senso che è una persona che conta, perché sono disposti a pagare, a cacciare soldi. Io sono in trattativa sia con la francese che con la spagnola. Con lo spagnolo? La spagnola sa marca, sì. È gay, è maricone, è coccolino. E tu non lo sapevi, hai fatto finta per provocare che lo sia tuo marito senza sapere che Achille è coccolino. Chi l'hai sposato pure in Spagna con un carrozziere a 4 metri? Ma che ne sai tu, Zapatero, che sta combinando a parte in Spagna? Che ne sai? Comunque, veniamo al sodo. Perché questi soldi? Gliene dai il paese. Quale paese? Mondo Verde. Ah, buono, bello Mondo Verde. L'area buona. L'area buona. È il paese. Il quotidiano spagnolo, così come la francese viene da Le Monde, che è il quotidiano francese. Evidentemente hanno saputo di questi scatti compromettenti, si sono intrufolati in casa nostra per recuperare la scheda di memoria della macchina fotografica. Io gliel'ho impedito e ho fatto una richiesta economica. Adesso stanno chiamando alle rispettive redazioni per capire se possono accettare la mia richiesta. Cioè, ci fate in 2 minuti. Io sì, senti, Michele, dove stanno le fotografie? Nella macchina fotografica di Fabrizio. Come vero? Ah, Roma, stai qua! Gallantino, Michele, gallantino! Arianna, non guardare quelle fotografie. Certe cose è meglio non saperle. Facimici il fatto nostro. E soprattutto, facimici il ricordo. 20.000 euro me li danno per il servizio fotografico. Sì. 50 me li dà Moncherie. 60 me dà Michel Bosè. Quant'è? 130.000 euro! Mamma mia, con una cifra così non ci ne amo in Costa Rica. E perché in Costa Rica? Perché costa me. Per 3 motivi. Primo, perché in Costa Rica si arriva con l'aereo. Tua mamma ha paura di volare e noi stiamo tranquilli. Secondo motivo è che in Costa Rica con una cifra così siamo signori. Terzo motivo, il più importante, è che ho letto che da quelle parti c'è una temperatura sempre costante. Ma tu hai capito che comodità? Niente piumone, niente giubbino, niente cupello. Niente cambi stagione. Mi hai convinto, Michele, che cambi stagione, mi hai convinto! Lo sapevo. Ma me le regali sempre le 100 vestaglie? Ogni promessa è debito. Facciamo 50 vestaglie e 20 pari scarpe. Vabbè. Però facciamo 10 vestaglie, 20 pari scarpe e tutto vestito. Vabbè, quando arriviamo in Terra Costa Rica ci organizziamo. E per la lingua? Per la lingua. E che problema c'è? Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnolo? Ma io sono nato centrenolo e metto la coppa a chi voglio. Ah, ma che dice? O centrenolo con demolo. Oui, ma mamma ti sbagli i proverbi, ti sbagli le canzoni. A proposito di tua madre, non le dire il fatto delle fotografie, eh? Perché? Ma come, perché? Che ingenua che sei. Tua madre è chiacchierone. No. Se va a dire in giro il fatto delle fotografie, noi passiamo noi. Hai ragione. La chiamo direttamente dal Costa Rica. Faccio solo la chiamo. Mamma, hai saputo fare le fotografie? Marianna! Come vedete, la lingerie sono venute benissimo. Ah, mamma, ti piace? Tacca e sciate che puoi andare tu un attimo in cucina a fare spaghetti. Grazie. Che allora? Che allora? Che allora? Scusami. Ah, poi ci siamo ripresi. Monsieur, hanno accettato, dove sono le foto? No, mademoiselle, prima l'argent e dopo le foto. Bravo. Merci. Sole plus plaisir? Carte. Cana poco son chissè. Oh. E che te non fuso orario a Parigi, signori? Ma no, deve scrivere solo la data sull'assegno, non l'orario, in giro. Forse in Francia si mette pure l'orario. Pieno. Signorina, in Italia non si mette l'orario, si mette anche la data, fate tutto qua, tutto libero, così. Sole plus plaisir, sua moglie lo sa. Oui, oui, chagit, momo. Certo, con spagnolo vai forte, ma il francese lo porta a settembre, però. Sono bien, la redazione aspettato. Ah. Un momento, sto finendo la pratica con la signorita. Sta pagando l'affitto? No, il collega di vosotros. Carol Petit, Le Monde. Felipe Yanes de Gomera, El País. Anche ai francesi interessano le foto? No. Para ella cifra fanada.
Ma che freddo fa, che freddo fa, è nata questa, io. Oh. Ariani, perché la cifra? Facci pure fatti bravo che ballo con la bambola. Oh. Ombre, paraia cifra, non scheremo che averla esclusiva. Anche noi vogliamo l'esclusiva. È bella l'esclusiva. Noi ci abbiamo già, fatti i conti. Sì, mi dispiace. Ma se volete l'esclusiva, la cifra è troppo bassa. Quanto ha offerto lui? 65.000 euro. No, no, tu hai ridoblato per la 70. Allora facciamo 67.000. Bravissima. 70! A homma proprio, mi credo. Non mi hai fatto, non lo so, ma... Mademoiselle, che facciamo? Ci perdiamo per pochi spiccioli? 75! 75 alla mademoiselle, 75-1, 75-2, 77! Oh. Beh, l'ho fitto in quello, guarda! Sarà pure maricone, ma quando c'è sto solo fa l'ombrellon! E quando si piglia? 10 euro! Con tutto il dino! Dove ci avete il lido? Signorina, allora? 80! 80 la mademoiselle! 81, 82, 83, aggiudicato! Cretino, ma che fai? Io mi riportavo a 100! E là sei uscito ombrello! Fermi tutti! Il mercante in fiera sono io! E allora, signor Felipe? Para me basta! Hai visto? Para lui basta! 80 e 20 fanno 100, mi hai fatto perdere 30.000 euro! E considero che ho pari scarpe mancanti! Imbecille! Anche io ti amo! No! Prima le foto e dopo i soldi! E che ci tene sto film al solo? La cica è speperina! Va bene, però facciamo ensemble, va bene? Io le do la scheda e lei mi dà l'assegno. Oui. Ecco qua. Questa è la... Prendo la mia roba e ci mandi? No, signorita. Usted tiene alcuna cosa che mi interessa. Michele, sei ingazzato al Modovar. Signor Maricone. Io non so i Maricone. È marinero o il capitano? Non so se... E non sono neanche spagnolo. Parlo perfettamente spagnolo, inglese, tedesco e russo. Sono poliglotta. Mica Garit. Ma che schifezza, ma nemmeno l'italiano, capisci? È di fuori gruppo. Oh. Sono dell'AISI. Ah, cresta AISI. Lo che ripigliamo, me? Ma scusa, ma che non è la SIA? È la SIA? Allora chi sta ad essere un nipote? Sono un agente dell'AISI. Perdona. Figurmi stai facendo famo, giusto non te lo sa che tramo ne smara qui. Lui è un agente dell'AISI. L'AISI è una ditta di carattere familiare. Da zia, capito? E la zia produce e un nipote va in giro e vende porta a porta. E cosa vende? Ma come che cosa vende? Non vedi? No. Il pistolo! Ah, oh, scusate! Noi siamo gente tranquilla, a noi questo articolo non interessa. Se era folletto se potevo parlare, ma questo no. Sto parlando di intelligence. Oh. Ah, allora non è articolo nuovo. Siste, sismi, non vi dicono niente. Come? Superenalotto. Quello è Sisal. Oggi è AISI, Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Interna. Insomma, sono un agente dei servizi segreti italiani. Mademoiselle, la scheda. Madame, gli assegni! Ma che bogus? Che bombo? Gli assegni? L'assegno, no, mi dispiace. Quello che è fatto mica, come diceva, chi l'ha mangiato la roulotte. Trasito, faccio un caffè. Trasito, faccio un caffè. Ha mangiato la roulotte. No, chi l'ha mangiato la roulotte, che gira, ha mangiato la roulotte. Che le ha roulette, che gira, la roulotte va ritta. Come diceva, chi l'ha mangiato la roulotte. Le chaises sont faites, rien ne va plus. Bravo, le chaises sont faites, niente di plus. Arriviamo, è stato... Una pallina, che è? La signorina ha ragione, restituite gli assegni. Stai cercando gli assegni? No, è zizzo. Ecco qua. Signorina, qua stanno gli assegni. Poi con calma, quando ve ne andate, troviamo pure il zizzo. Merda! Mi sta buffando e merda quando è venuto. Ma chi è sta qua? E mo che sta facendo?
Sta chiamando in centrale. Perché? Ha venuto un latte. Pure. Scusate, se per il latte è inutile, qua la tre non vende proprio. Signora, sto guardando le foto, sì. E ritorni al suo posto. Michela, non stare. Perché? Il giorno me ne mandare anche le spiagge da Costa Rica. Non ti preoccupare, tesoro, ti ci porto lo stesso. Ma con dente una vestaglia e tre pare scarpe. Anche di più. Abbiamo sempre 20.000 euro del servizio fotografico, no? Ah. Ma perché non stanno nella scheda? Quello che si è pigliato chi? Ma che fa che scarpe in terra a spiaggia? Mettono pare su culi le vaghe. Ma in fondo, Michele. Ma come fa questo Costa Rica? Ma così bello in dove campeggiamo un drago? Sì. Gli spaghetti sono in tavola! Mamma, nel momento! Signor Felipe, sono venuto alla fine del mondo! Vamos! Ma ve lo spiego, fatto è grave! Certo che è grave, chissà se crei spaghetti! Che cosa spaghetti? Signore, attenzione, questo qua è dei servizi segreti italiani. Perché in Italia i miei servizi segreti? E le cicale, 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 e la formica! Che invece non c'è che l'amica! Si metta vicino agli altri. Ma non è spagnolo? No, è di fuori grotta. È una rapina. 130.000 euro, si è pigliato. Io ho due tarivo, tutto sti soldi. Orazia! Bravo. Ma sai che sei proprio bravo? Per le fotografie della lingerie. Se per caso almeno mi fate una copia solo delle fotografie della lingerie, io recupero una cosa di soldi. E i coppare scarpe. Sì. Scusate, ma posso vedere chi è quello là? Che ti interessa te di vedere? Right, che si sa. Lascia perché no. Mariano, non guardare. Prego, signora. Michele. Ma questo sei tu? Io. Mica sei tu. No. È parecchio che manco da Roma, tesoro, ti assicuro. Michele, sei tu. A parte che non è Roma. Ma qua stava a Roccarazzo, stiamo morire te qua. E noi abbiamo morire per fotografie Roccarazzo. Perché a me mi hanno sempre fatto morire questi fotografi, sono proprio belli. Hai sostituito la scheda? Sì, cioè no, cioè, nel senso che queste sono le fotografie che stavano nella mia macchina fotografica. Dov'è la scheda di memoria che mi interessa? No, lo so, io non trovo nemmeno la macchina fotografica mia, però... Passiamo alle maniere forti. Ah, Michele, cazzo scheda! Non lo so, avete visto tutto, l'ho presa dalla scheda, dalla macchina... Michele, cazzo scheda, sta a spaghetti! Ma porto gli spaghetti, io non ce l'ho la scheda. Va bene, vi lascio soli, così avete il tempo di organizzarvi. Signorina? Le consiglio di non provare a scappare. Fuori ci sono i colleghi. Fuori ci sono anche i colleghi. E mo come facciamo? Gli ha giovinato solo mezzo chilo di spaghetti. Mariana, sai qualcosa? Hai sostituito tu la scheda di memoria della macchina fotografica mia nella macchina fotografica di Fabrizio, eh? Ma no! Ma piuttosto, perché volevi rubare il mio servizio di lingerie? Oh, mamma mia, questa non ha capito niente! Che la intelligence, no con me nuia! Continuo a non capire. Dorma. Maria, questo è dei servizi segreti italiani. È venuto qui per il fatto di Gilda. Uè, chi è sta Gilda, mo? Ma voi mi avete avvertito che ci volevano un chilo e spaghetti. Ma chi è? Questa? Forse hanno sparagnato un piatto. Signorina, cacciate la scheda! Ma non ce l'ho la scheda! E allora, gentilmente, mi potreste dire con chi avete fatto le fotografie a Roma? È una curiosità, mi sono tre giorni che non dormo. Ma che è? Fatto di voi! Mannaggia, caro da Londina! Signori, per carità, se non lo volete fare per me, che sono una vostra grande ammiratrice. Facitelo almeno per spaghetto! Ma dacci sa saluto, puoi essere spaghetti! Ehi, non mi parlare in questa moda, sa! Ma tu, non dici niente! Cazzari, ce lo metti caro tu pure che è lato, ma boh, ecco! Agenda! Facciati una picca, tale e qua! Signora! Allora, che fa? Aspetto che schiovo. Ma è a questo punto che devo andare in bagno. A questo punto devo andare in bagno. Ma lei la sente? È a questo punto che devi andare in bagno. Che ne so, la vesciche azzurra.
Dopo che sarà stata l'emozione, oh mio genero che mi ha mancato. Sì, ho capito, signora, vada, vada. Vado, grazie, grazie, è un bravo uomo. Sì, ma lasci la porta aperta, non vorrei che mi scappasse dal finestrino. Ma certamente. Anche se francamente credo che si incastrerebbe, comunque. Però si scostumato. Questa la tagliamo. Che vuol dire questa la tagliamo? No. No. Ma rimasta in buono! Ma che mi te fai? Faccio mu! Caccia la scheda! Ma non ce l'ho la scheda! Mica! Che è stato? Niente tesoro, niente, non ti. Come niente? Io ho sentito un rumore sordo! Questo tipo un fium fium! Ah. E sono stato io a buc! Trovare un momento e sciuscià, sì! Una reazione nervosa, per favore! Pensavo che avevano ammazzato mamma! No, non ti preoccupare! E chi ha girato quello? Vieni, caccia sta scheda! Questo fa sul serio! Appena ho ucciso mia suocera! Mamma mia! No. Molto, mamma mi dispiace, mia. Ma non potevo lasciare testimoni! Venite qua, mi state bagnando! Allora? Signorina? Va bene. La scheda di memoria è questa. Con le buone maniere si ottiene tutto. Abra! Cadabra! Abra! Abracadabra, parola magica, così mi hanno imparato. Che c'ha zecca parola magica? Apra, 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 voce del verbo aprare. Aprare, sì. Che parisce. Devi aprare la porta, ma non con la parola magica, con la manica. Ah, dove? Arrabbi la porta. Ecco. Ma che arrabbi, che non vede niente, mica. Ti accompagno io. Ti accompagni tu, meno male. Ma scusa, non era meglio che andavi tu direttamente? Quella ha detto che devi aprire tu, ma metti a tirare una questione con chi le capi solo. Voi due, simpaticoni, cercate di non fare scherzi. Siete tutti sotto tiro. Ah sì? E io di qua non sono mica sotto tiro? Ah già. Adesso siete tutti sotto tiro. Ma hola, è tutto questo tempo per aprire. Scusate, non avevo le lentine, non vedevo la maniglia. C'è entrato. Ah, c'è entrato, meno male, va. C'è entrato, meno male. E non poteva aprire Michele? No, oggi è turno mio. Noi per non creare ingorgo in casa facciamo porta alterne. Ma che simpatico, non perdi mai il tuo senso dell'umorismo. Manca sola ai voi. Uraccia! Ma cos'è quest'aria? Non vi fa piacere rivedermi? Sì, moltissimo. Ma devi andare via di nuovo, vero? No, sono venuto per restare. Quando uno vuol morire. Se conosco bene Maria non mi avete aspettato, avete già fatto qualche scatto di prova? No, guarda, veramente abbiamo quasi finito. Oh, e dove sono le foto? Oh, eccole! Ma dove è finita la scheda di memoria? È caduta, di questo stavamo cercando. Santa fede! E cerchiamola! Ma state attenta a dove mettete i piedi. Quella è abbastanza grande, dovrebbe essere ben visibile. Di chi è questa lentina? Era mia. Mi perdoni, signor. Ha trovato pure la seconda. Oh. Sono mortificato. Maledetto il giorno che siete entrato in questa casa. Mi perdoni, signora. Insomma, si può sapere che fine ha fatto la scheda di memoria? Ho capito, volete fare una caccia al tesoro. Io adoro la caccia al tesoro. Datemi un indizio, miss. In bagno? Grazie, miss. Guarda, ci siamo morti, stavo da fa. E questo chi è? Un ex spagnolo. Un tuo collaboratore. Alleluia, è tornata la luce. Stavate cercando questa? No, mi avete tolto lo sfizio. Fabrizio, vedi che questo è dei servizi segreti. Ma chi caccia il tesoro è se subito me la fate trovare? Quello c'ha la pistola. Non è giusto, mi avete rovinato il gioco. Ma facci tu morire. Sentale. Ma che cos'è, uno scherzo? Io non sopporto la violenza. Voi non lo sapete, ma io sono malato di cuore. Oh, il logo. Visto? Era così ansioso di morire?
che non ha aspettato nemmeno col pepistò. Begli sta! Brava, per la prima volta sono d'accordo con voi. Una pallottola risparmiata. Scusatemi, è bello, finitelo. Ha ragione la signorina. Come diceva buon'anima mamma, il risparmio non è mai abbastanza. Ha lasciato l'eredità. Volevate vedere le foto? Sì, sì. Prego. Marianne, perché guardi queste foto? Lascia stare, fatti il fatto tuo! E capito chi è? No. Ne capite chi è? Sì. Hai capito o non hai capito? No, dicevo no per dire sì. Ma perché dici no? Ma tu contrario, no. Vabbè, basta così. Vabbè, avete recuperato quello che vi interessava, quindi potete anche andare, no? Sì, non vi invitiamo a cena perché gli spaghetti saranno proprio azzeccati. No, ma non avrei accettato lo stesso, signora. Vede, io prima finisco il lavoro e poi faccio la pausa pranzo. Ah, ecco. Lavoro, pausa pranzo. Una battuta. Ah, sì. Perché uno, da un militare uno non si aspetta... Silenzio! Scusate, visto che avete preso la scheda avete finito il lavoro, no? No, purtroppo avete visto. E io non posso lasciare testimoni. Ha visto? Chi ha visto? Non ho visto niente. Non tengo manco il land. Signora? Sì? Li avete? Ah, li tengo lì. E non c'ho. E allora l'avete fatto con cattiveria e premeditazione? Detto silenzio! Michele, ma che parla ha fatto detto? C'è qualcuno che si offre? Io? No, perciò. Posso venire la prossima volta? Che io ieri non ho potuto studiare. È morto mio suocero, capito? Un volontario. Ecco qua, Maria Mazzoli. È preparata. No, lei no. La signorina non parlerà. Vero? Glielo giuro. E poi non posso uccidere una persona famosa, la sua scomparsa darebbe troppo nell'occhio, no? E invece le persone normali fanno morire, no? Se la vivono, mi... Però visto che mi siete simpatici, vi lascio scegliere come morire. Fatevi un giro per casa, guardate quello che ho fatto qui e lì, e poi magari decidete. Andate, io poi sono un tipo preciso, non vi farò soffrire. O creatore un dormitore. Ci penso io. Dunque vediamo... Un bel colpo al cuore, che toglie il respiro e stronca la vita, quasi all'istante. Oppure, prego, prego, accomodatevi in bagno. Prego, prego. Complimenti, bravo. Un bel colpo in fronte, che è molto elegante, poi non lascia il segno. Rimane soltanto un piccolo buco. E allora, che gradite? Tu che prendi? Io? Per me vanno bene i graniti, sì. Sì, fanno bene. Sì, due granite allora. Voglio sapere cosa preferite. Limone, amarena. È uguale. Voglio sapere che tipo di morte preferite. Ah. Se vuoi cosa preferite. Dopo le granite. Dopo? Noio. Come volim il tuo sangue. Ah, sì. Se devo scegliere. In fronte come mamma, in fronte. Sì. Anche io, due. Posso darvi un consiglio? Sì. Perché io faccio questo mestiere da un po' di anni. Allora, mi stavo chiedendo, ma perché dovete rimanere in piedi? Avrà giù, ci pigliamo, all'età sui graniti. Facciamo un bel colpo alla nuca e non se ne parla più. La pistola? Voi non vi dovete distrarre. Grazie tante. Ma poi domani, quando troveranno i corpi? Ah, fingerò una rapina finita tragicamente. Ah, hai capito, è un professionista però, eh? Un po' distratto. Un po' distratto però un professionista, perché ha pensato a tutti i particolari. Mi fa piacere essere ammazzato da un giovane così preparato. Ma alla fine, mica, pure sono contento di morire. Se no rimani io l'out che lo so anche a te. Noi poi stiamo morendo per colpa tua, per colpa mia, sai, no? Perché? No, tu l'hai informato. Ma mi piace, che io non ho fotografia, sei curioso. Io devo non guardare le fotografie. Tre notte che non dormivo, io ti fotografia, cosa appassionato di fotografia. Ma state zitto, cretino! Pure tu, sei cuore mio. Come sono bellilla. Scusate, ci vogliamo sbrigare che tra un po' mi finisce il turno? No, ma se dovete andare, andate. Non facete problemi. L'importante è che ci ho deciso a chi che bene lo tornare dopo che noi stiamo ancora aspettando il granito. Chiudete gli occhi che è meglio non guardare. Trovo chi ci porta. Un momento. Ho capito. Adesso il granito non arriva. No. Ci accidi direttamente. Però se devo morire posso esprimere un ultimo desiderio. Dica.
Non mi sparate. Hai un desiderio? Pensavo, cercavo di... No, se dovete sparare, sparate prima me. Non voglio vedere mia moglie morire. Va bene, tanto per me fa lo stesso. Scusate, anch'io l'ultimo desiderio. Sparate prima a me. Ah, e come si fa? Adesso a qualcuno devo scontentare. Non li potete sparare insieme? Come si fa ad ammazzare due persone insieme? Non si può. Si può. Allora li vuole ammazzare lei? È lei il killer. E lei mi vuole insegnare il mestiere? Imbecille, faccia presto. Un attimo, signori, calmo, calmo, siamo calmi. Lo sappiamo queste cose come vanno, una parola a dire l'altra e poi ci scappiamo. Noi facciamo una cosa, mettiamo le teste vicino e voi con una sola pallottola, pum, e facite a tutti e due, mi preoccupate, ce la fate perché tanto è vacante. Fermi così, un sorriso per la lapide? Hai capito? Ci atterrano insieme. Meno male, Michele. Michele, ti ricordi? Questa è la stessa fotografia che facemmo sul traghetto per Ischia. No, stavamo andando a Capri. Ischia. Capri. Ischia. Capri. Ischia. Capri. Ischia. Capri, ti ho detto. A buon vanetto. Siete su Adrenalina Show, il nuovo reality che ha come vittime le persone comuni. Anche stasera abbiamo colpito Mattenti. La prossima volta potrebbe toccare a voi. Complimenti. Guarda la faccia. Signor regista, va tutto bene o dobbiamo ripetere qualcosa? No ragazzi, va bene, studio libero. Senti, sai che fai meglio il gay che lo spagnolo? Ma bello, tu hai fatto a francese, lo può andare a sanità. Michele, Marianna, su, cosa sono quelle facce? Siete state solo vittime del mio nuovo reality, ci sono telecamere dappertutto. Eh già, le montammo la prima sera che venimmo qua. Tra l'altro, il tuo talismano e il microfono. Ciò Gabriele faceva stessa prova. Già, mentre il microfono di Marianna e la collana. Pareva strano che mamma mi facesse un regalo, eh? Incontrai Carmen in uno studio televisivo, mi disse che era tua suocera, le spiegai quello che avevo in mente. E subito accettai. Immediatamente. Però al guru ti sei rivolto tu. Annaccio formento. Io ho visto evidenziato l'annuncio e ne ho parlato a Fabrizio. Signora, è stata fantastica. No, è stata straordinaria. E ha voluto scegliere anche i nomi. Certo. Kabir come Kabir Beni, Filippo Yanez De Gomeri come Filippo Leroy, Carole come Carole André che faceva Marianna, la perla di Lapuanna. Signorina, hai visto sceneggiato? Oggi bella è sempre Sandokan. La tigre della Malesia. E vi siete divertite? Alle spalle uno scuncigli di Torre del Greco. Beh, non si contento, ne mosciamo per televisione. Ma perché siamo in diretta? No, è tutto registrato. Per andare in onda dovete firmare contratto e liberatorio. Poi se vuoi puoi fare anche un bel saluto al pubblico. Abbiamo ancora tutte le telecamere accese. Beh, qua dietro ci deve stare quella del primo piano, vero? Già. Piccia facciamo tutte in mossa. Su, amico mio, una bella firmetta qui e sarà in televisione. Non firmo. Hai capito voi? Non firmo. Non firma? Uè, che hai detto? Zitta! Sciò! Uè, e che sono queste parole? Marianna, e tu non dici niente? Mamma, ma basta! Ma certo che basta. Ha ragione, proverbio. Vieni, rende punto, quello che fai, tutto perduto. Finalmente l'ha ingarrato, non proverbio. Ecco, amico mio, io ti capisco, tu adesso sei ancora un po' tutto agitato, magari adesso ti tranquillizzi un po', un bel caffè e poi una bella firmetta. No, non cambi idea, non firmo. Fabrizio, credevo di averti insegnato qualcosa, che una macchina fotografica o una telecamera servissero per dipingere, non per spiare. Ma non ho capito, ce l'hai con me perché ho avuto successo. No, non ce l'ho con te, ce l'ho col sistema al quale hai deciso di appartenere. Crei su reality. Una mia idea. Bella idea, complimenti.
curiosare nella vita privata delle persone senza alcuno scrupolo, soltanto per il gusto di guardare dal buco della serratura. Sarà, ma sono molto seguiti. Perché siamo un popolo di voyeur. Ecco, l'ultima parola francese lo sapevi, ma giù qua. Voyeur. Voyeur, cioè guardone. Pettegoli. Milioni di pettegoli. Milioni di persone che non so fanno cazzo loro! Scusate, ma allora le fotografie che ho visto, quelle là... Signora, sono... era un fotomontaggio, un banale fotomontaggio. Mannaggia, Michè, io invece credevo che... Che credevi, tesoro? Tesoro, non è come credi. Tu credi soltanto a quello che ti vogliono far credere. Ma è la gente che vuole lo scandalo. La gente guarda quello che voi proponete in televisione. E che cosa state proponendo? Il Grande Fratello, l'isola dei famosi. Ma campaci tu in Italia con 700 euro al mese, che sta sopravvivenza? E voi? E voi, signor regista? È una morta buona. Avanti un altro! Perché tanto in Italia c'è un esercito di fessi come mia suocera, disposti anche a pagare pur di finire in questa benedetta televisione. Io no, io non ci sto, non voglio partecipare a questo massacro, né come vittima. Come carnefice. Poi magari se è il caso ne posso anche fare una meno gridata o meno pesante. Ne posso fare una più leggera. Se no ci faccio il finale pesante, troppo drammatico, troppo... Aspetta un segnale. Ehi, signor regista, che faccio, la rifaccio? No, tu sei stato straordinario. Ma il tuo amico è geniale. Pronti a criticare la TV, ma poi tutti la guardiamo. Bravissimo. Teniamola così com'è. Dov'è che dovevo firmare? Qui. Va bene. Grazie per l'opportunità. Grazie a te. Michele, hai visto quanto ci dà? E già avevo visto la cifra. Amico mio, e quando andiamo in onda? Più o meno tra un mesetto. Scusate, la mandate anche via satellite? Sì, perché? Perché? Perché ce la vogliamo vedere dal Costa Rica! Un attimo solo. Solo. Bene che andiamo via, ogni sera lo facciamo. Una foto ricordo. E noi ci siamo divertiti. Ci siete piaciuti come pubblico, quindi un ricordo. Adesso la farò e.
la pubblicheremo più o meno. Quindi chi non sta con la moglie a calassa a cavolo. Bene? Un bel sorriso a tutti quanti. Non c'entriamo. Ci amma stringere un poco. Mariana, non mi origina niente, ma la prossima volta la piglia la precauzione. La piglia la pena del tuo cuore.